Va bene, allora riprendiamo trasformando questo activity diagram in un activity diagram in cui i token siano basati sugli interventi e non più sulla, diciamo così, sulla giornata lavorativa. Quindi possiamo fare un altro diagramma di attività che possiamo chiamare app capo squadra, bis, pardon, ingrandito troppo, ok, e nella quale cerchiamo di replicare caposquadra sistema, dove questa volta la differenza fondamentale è il token, che diventa una singola richiesta di servizio, di intervento. E che vuol dire per, scusate, per chi? Per una specifica squadra. Una richiesta di intervento, io devo gestire questa richiesta di intervento dal punto di vista dell'app del caposquadra, da quando viene ricevuta, da quando nasce questa richiesta di intervento, e nasce qui, quando il sistema centrale, su indicazione dell'ufficio manutenzione, vuole incaricare una squadra, fino al momento in cui questa richiesta di intervento viene conclusa, e può concludersi in tre modi: o si conclude subito perché viene rifiutata, o si conclude dopo un po' perché viene accettata ma poi mi accorgo che qualcuno non c'è, oppure si conclude con la conclusione dell'intervento. E io quindi descrivo cosa succede alla singola richiesta, sapendo che poi la singola app, l'app della squadra, del caposquadra, dovrà tenere in memoria, gestire più richieste di questo tipo contemporaneamente. Quindi quello che era prima un parallelismo esplicito, in cui vedevo che c'erano delle cose che andavano avanti in parallelo e delle azioni che venivano ripetute, e ogni volta che itero in questo ciclo sto iterando con una richiesta diversa, e ogni volta che itero in questo ciclo sto iterando con una richiesta diversa. Quindi il token è uno solo e via via assume, segue, la sua identità segue il percorso di una richiesta diversa. Qui invece abbiamo deciso, no, ogni richiesta ha il suo token. Quindi ogni richiesta dovrà seguire questa parte di vita del token, di quella richiesta, poi se questa richiesta è accettata, allora dovrà anche seguire una sola volta, senza più il ricircolo, senza più il loop che lo fa ripetere, una sola volta la gestione di questo intervento. E quindi questo vuol dire che quando arriva la prima richiesta, di fatto noi prendiamo questi tre pezzi qui e li incolliamo da questa parte. La singola richiesta viene ricevuta, il caposquadra accetta oppure no l'incarico, e l'informazione su ciò che ha deciso il caposquadra viene trasmessa al sistema centrale. Cosa capita se arrivano altre richieste di altri interventi? Vabbè, saranno altri token, quindi immaginate questo qua. Questo diagramma fotocopiato in 100 fogli diversi, su ogni foglio traccio le informazioni di una singola richiesta. Tutte fanno lo stesso ciclo, ma ognuna è un punto di vista, è un punto diverso, rappresenta una richiesta specifica, quindi una richiesta sappiamo che ha nel modello concettuale l'informazione sul semaforo, sul tipo di guasto, eccetera, eccetera.
E poi cosa succede? E poi se viene accettata, viene gestita. Allora prendo anche questi blocchi qui e li porto di qua. Poi adesso lo devo sistemare, però logicamente continua poi in questa fase. Io accetto l'incarico, l'incarico è stato accettato, poi questo token, l'incarico accettato, non va subito a conferma il guasto, va a ripararlo, eccetera. Perché nel frattempo ricordiamoci che ci sono altri token in parallelo, alcuni dei quali saranno nella fase di riparazione. Ma non è un problema per il token quando è uscito l'incarico accettato rimane in attesa qui anche per un'ora, due ore, tre ore. Sappiamo che da quel momento in avanti può essere fatto, ma non è obbligato a, diciamo così, a iniziare subito, quindi non ha problemi da quel punto di vista. Quindi, una volta che l'incarico è stato accettato, il caposquadra può visualizzare non nel prossimo intervento, ma l'intervento, perché ne abbiamo uno solo, e poi conferma il guasto, se è confermato, conclude l'evento, se è concluso, e termina il processo. Ma questo è, diciamo così, il filotto principale, la sequenza principale. Qui è tutto sequenziale perché anziché ripetere più volte una certa operazione riusando sempre lo stesso token, ogni volta che arriva una richiesta creo un token nuovo e questo token si farà solamente questo piccolo viaggetto. Basta. Poi il token rimarrà fermo qui e quando verrà il suo turno il caposquadra prenderà l'intervento e andrà avanti. In realtà questa modellazione è sicuramente più semplice, da un certo punto di vista è anche meno precisa. Perché cosa succede? Perché non ci sarebbe nulla, immaginiamo di avere due richieste, due. E quindi due copie di questo messe in parallelo l'una all'altra. Allora, alle 8 del mattino ti arriva il primo incarico, lo accetti, alle 8 un minuto ti arriva il secondo incarico, lo accetti. Poi comincio a lavorare il primo, quindi l'intervento, confermo il guasto, eccetera, eccetera. In questo processo, così com'è, immaginate di avere un altro parallelo di qua, identico, sul secondo intervento, non c'è nulla che impedisce di andare a confermare il guasto, eccetera, quindi di andare a riparare il secondo, anche prima di aver finito di riparare il primo. No? Qui siamo andati verso un'idea di ogni intervento su un ciclo di vita separato. Io tengo traccia solamente del punto in cui sono arrivato col singolo intervento. Però così facendo io potrei avere due o tre interventi che sono in momenti diversi, e cosa che invece non è possibile nella realtà. Nella realtà forse è un pochino più fedele questo. Cioè, faccio un intervento solo per una volta, il token ne ho uno. È vero che questa è un'operazione velocissima, ma l'intervento, finché non finisco un intervento, non posso cominciare con il successivo. Se invece ho tante copie di questo processo, tecnicamente potrei avere 2, 3, 4 token che sono entrambi qui. Entrambi 2, 3, 4, quanti sono? E che praticamente non è possibile perché la squadra o sta riparando il primo o sta riparando il secondo, perché sono in due posti diversi, se in realtà dice che lo sta riparando entrambi, sta parlando. Non è vero, non è possibile. Allora, in questo caso, è vero che è più semplice, tutto più disaccoppiato, tutto più parallelizzato, ma mi manca questo vincolo, che è un vincolo reale. Dovrei aggiungerlo. È troppo facile, non è tanto complicato, ma è tanto semplice, ci sta sempre con la scelta. Invece qua, in qualche modo, devo entrare solamente se posso.
devo avere qualche cosa che mi tenga il conto se sono o non sono libero. Ad esempio. E adesso cerchiamo di capire come farlo. Quindi noi possiamo, non abbiamo nessun problema a gestire tanti token in parallelo qui e tanti token che si accodano in parallelo qua. Però non vogliamo che nessun token da qui in avanti vada, da qui vada avanti se ce n'è già un altro che è andato avanti. Ok? Li contiamo, no? Li possiamo contare. Quando uno è entrato gli altri non possono più andare avanti. Adesso ci inventiamo un po'. Ok, allora, prima di risolvere questo problema risolviamo quelli più facili. Incarico accettato, potrebbe essere accettato o non accettato. Se non è accettato cosa succede? Basta, muore il token qua. Quindi qua devo metterci un rombo. Per cui se l'incarico non è accettato, il processo può terminare. Prima ci eravamo convinti che non serviva nessun rombo perché l'app non aveva da fare nulla di particolare, no? A seconda che sia stato risposto di sì o di no, qui in realtà sappiamo, che visto che poi teniamo traccia della singola richiesta, che questa singola richiesta non dovrà più essere ripresa per la riparazione, per la gestione, se ho detto di no che non accetto. Nell'altro caso, il fatto che qui non debba più far nulla me lo dice questo blocco, il prossimo intervento, e questo prossimo intervento non mi mostrerà mai nessun intervento di cui ho detto no. Il sistema sa quali sono gli affidamenti che ho accettato. Quindi quelli che non ho accettato, quando la squadra dirà qual è il prossimo, non mi dirà, no, sicuramente non mi presenterà quelli a cui ho risposto di no. Qui lo vedo esplicitamente perché se so che è no, non ne devo più occupare. L'intervento, conferma il guasto, se il guasto è confermato vai avanti, se il guasto non è confermato anche qui può terminare tranquillamente. Ops. No, dopo ovviamente aver informato il sistema centrale, il quale a sua volta deve informare l'utente, altrimenti c'è la conclusione dell'intervento, l'intervento è concluso. Ok, qui tutto a posto, l'unica cosa che dobbiamo fare, dicevamo, è evitare che il token vada avanti se c'è almeno un intervento già in corso. Questo come possiamo farlo? Possiamo farlo mettendo qui in mezzo, prima o dopo visualizza, direi prima di visualizza proprio, perché me lo fa visualizzare solo quando posso entrare. Ops. Sposto tutto giù. Quindi ho accettato. Su quell'intervento non posso più far nulla finché non sono libero. Allora io potrei potrei modellarlo in due modi. Uno è mettere un rombo che dice sono libero, ci sono già altri interventi in corso e il sistema lo sa ovviamente. Se non c'è nessun intervento in corso posso andare avanti, se c'è qualche intervento in corso fermati, rimani fermo. Quindi potrebbe essere qualcosa di questo genere. Un rombo che ti dice ci sono interventi in corso, nessun intervento in corso, oppure ci sono vabbè, non vuoi ma io ti frego,
già interventi in corso. E questi ovviamente li devo collegare. Una cosa di questo genere, no? Ovviamente messa qua al posto di questa freccia. Arrivo qui, mi chiedo, c'è già un intervento in corso? Sì, allora ti obbligo a girare qui all'infinito e solamente quando c'è nessun intervento in corso puoi andare avanti. Nel momento in cui non c'è nessun intervento in corso, tu entri, diventi tu il primo, anzi l'unico intervento in corso, e quindi tutte le altre fotocopie di questo processo invece saranno bloccate. Uno entra, gli altri rimangono in attesa. Questa è la chiave d'accesso, parlando in termini informatici. C'è una chiave sola per andare in bagno, il primo che la prende va e gli altri rimangono in attesa. Quando lui ritorna, la restituisce, quindi arriva alla fine, a qualcuno degli altri dirà, ah, non c'è più nessun intervento in corso, la chiave è libera, io posso entrare. Nel momento in cui io sono entrato, vuol dire che ho preso la chiave e gli altri rimangono fuori ad aspettare. È un blocco che permette uno solo per volta di entrare. Questo lo possiamo descrivere così. Così è un po' brutto, perché sembra che questo token debba girare all'impazzata lì dentro, poi in realtà c'è un modo di descriverlo, nella pratica non si va a sprecare la batteria per far girare il token, la batteria dell'app per far girare il token all'infinito. Questo è un modo di descriverlo. Un altro modo che è abbastanza equivalente è di modellarlo con un evento. Un evento che dica nessun intervento in corso, e quindi di fatto adesso faccio una freccia di qua, però sono alternativi l'uno all'altro, no? O così o così. Una ricezione di segnale è qualcosa che per sua natura blocca il token. Allora, il token rimane fermo fino a quando qualcuno gli dice che non c'è nessun intervento più in corso. E allora lui può andare avanti. E chi è che gli dice che non c'è nessun intervento in corso? Ma magari qualcun altro che qua in fondo gli dice nessun intervento. Corso. Messo qua al fondo prima di morire. Ma cosa succede? Che quando io sono un intervento in corso, so per definizione, anzi per costruzione perché c'era quel blocco prima, di essere l'unico. Quindi quando io che so di essere l'unico sto per terminare, posso dire al mondo che da adesso in avanti non c'è più nessun intervento in corso, perché c'ero solo io e ho terminato. Questa informazione, non c'è nessun intervento in corso, viene colta da qualcun altro che la usa per dire allora è libero, entro io. Il quale poi, quando lui, che sarà l'unico che entra, quando lui entra, allora, quando lui avrà terminato, allora dirà adesso non c'è più nessuno perché io ho finito e così via. È il primo che manca, devi mandarlo mattino. Deve esserci un altro processino minuscolo che alle 8 del mattino mandi là altri. Oppure un piccolo, oppure chiamo in due modi diversi questi segnali, nessun intervento, cioè ho terminato e è libero, e poi un altro processino che riceve questi segnali da sotto, abbia un contatore che incrementa e decrementa. Adesso poi in realtà sono meccanismi di sincronizzazione che a livello software sono gestiti dal sistema operativo, no? Si chiamano sezioni di mutua esclusione, cioè parti di codice che non possono essere eseguite più di una volta, il sistema operativo fa queste cose. Qui lo stiamo solo descrivendo dal problema. Quindi in qualche modo dobbiamo frenare il token per evitare che permetta al caposquadra di dire guarda che ci sono, stai portando avanti in parallelo tra i permessi.
facciamo l'italiano. Ovunque ci sia del parallelismo nascono problemi di questo genere. Finché abbiamo processi puramente software, finché dobbiamo gestire delle pratiche amministrative, non c'è problema. Quando tu hai delle risorse, tipo la squadra, che è una e può fare una sola cosa per volta, la gestione diventa complicata, anche da parte del sistema informativo. Ovviamente in tutto questo continua a valere, però adesso forse lo capiamo un po' meglio, quello che si diceva prima con lei, se non sbaglio, che anziché mandare segnali alla squadra e farli ricevere, forse potremmo mettere già direttamente l'attività del capo squadra in un'altra colonna qua dentro. Però adesso che abbiamo capito quanto è complicata quella parte del capo squadra, forse siamo più contenti di averla separata. Non tanto per la parte sequenziale, ma per cosa succede quando io torno indietro, quando c'è più richieste contemporaneamente, così. Ok. A titolo di folklore, di aneddoto, non credo che all'esame nessuno abbia fatto questa cosa o questa cosa. Tendenzialmente hanno fatto tutti una cosa di questo genere senza il blocco. E va bene lo stesso, non è che vi uccido se vi dimenticate una cosa che è pur, diciamo così, essenziale, ma non è, diciamo così, radicalmente indispensabile. Però già che ci siamo, cerchiamo di ragionare sulle cose che si possono verificare. Quindi non spaventatevi troppo da questo punto di vista. Ok, sì, dimmi. Ma il segnale di nessun intervento, sì, non è ricevuto da tutti i token in attesa? Allora, noi non abbiamo mai dato una semantica vera e propria a questi segnali. Cioè, noi, e questo bisognerebbe specificarlo, quando uno definisce un segnale, deve dire il segnale da uno a molti, da uno a uno. Poi a livello poi concreto in realtà sono meccanismi di comunicazione diversi. È un segnale che quando lo spedisco, se nessuno è in ascolto, rimane in una coda e quindi viene consumato poco per volta, oppure se nessuno è in ascolto viene perso. Quindi sono varie modalità di comunicazione concrete, no? E quindi andrebbero descritte quando uno fa uno scambio di segnali, descrive di quale tipologia è questo scambio di segnali. Noi non l'abbiamo fatto, quindi qui possiamo assumere che si comporti come ci fa piacere, come ci serve. Nel caso, se si modelli in questo modo qua, nel caso in cui l'intervento non fosse possibile risolverlo, però saremmo bloccati comunque, anche di qua. Cioè, se tu non confermi la conclusione del... No, però nell'altro caso, inserendo il segnale oppure... Lo metti anche qua il segnale. Cioè, questo segnale di nessun intervento lo metti anche qua. Cioè, ovunque stai per... Non so se ho capito bene. Quando dici il guasto non esisteva... No, nel caso il guasto esista. Il guasto esiste. Però non sia possibile risolverlo in quel momento. Il capo squadra non potrebbe passare avanti il guasto in questo caso. Giusto? Qui non può, ma neppure qui. Perché qui dopo che ha confermato che il guasto esiste, fino a quando non conferma la conclusione dell'intervento, non può passare ad un universo. Non da quel punto di vista lì è uguale. No, sì, ma infatti... nel secondo caso inserendo il segnale abbiamo una ricetta in più nel sistema. No, non lo vedo questo. Cioè qui in ogni caso, se stai considerando il caso, se ho capito bene, il caso in cui uno arriva qui, ha capito che c'è il guasto e per qualche motivo non riesce a concludere, quindi vorrebbe interrompere a metà la lavorazione per passare all'intervento successivo. E questo è il caso. Sì. Non si può fare né in un caso né nell'altro, come l'abbiamo modellato. Infatti nel secondo caso il modello semplice senza i segnali sarebbe dovuto fare. Ah, il modello semplice senza i segnali? Sì, però appunto sei nell'anarchia.
nel senso che il sistema informativo non ti fa nessun controllo sul fatto di iniziare un lavoro, lasciare iniziare un altro, ricominciare un altro e così via. Sei completamente libero. Quindi bisogna, ovviamente è una questione di trade-off, tipo senza quei segnali, nel modello totalmente parallelo, uno può fare parallelismo, vuol dire questo, qualunque tipo di combinazione di eventi in qualunque ordine. Così però mi parlo troppo. Allora, quello che il caso che stavi descrivendo, che è un caso che non è contemplato qua nel testo, è quello di un intervento che magari non può essere compilato sul momento, quindi viene interrotto e ripreso e poi viene messo in coda in qualche modo. Però allora a questo punto sarebbe un altro segnale, un altro tipo di segnale in cui comunico al sistema centrale, intervento non possibile, che il sistema centrale lo stesso giorno, il giorno successivo, affiderà una squadra che potrebbe non essere più la stessa squadra. Una cosa di questo genere io la riporterei a livello di gestione dell'intervento, non a livello di squadra. Così come quando la squadra non accetta è la gestione che decide di affidarlo, decide cosa farsene, ad esempio affidare un'altra squadra, anche qua nel caso in cui l'intervento è problematico, diciamo così, dovrà essere riportato qui. Non è la singola squadra che decide ma non tocca domani e nel frattempo ne faccio un'altra. Ok, le altre parti di questo esercizio quali erano? Narrativa del caso d'uso e mock-up, relativo a che cosa? L'assegnazione della segnalazione alla squadra. Allora, il caso d'uso, assegnazione della segnalazione alla squadra, a quale parte di processo è relativo? Sì, dimmi. Ah sì, no, si può fare, nel senso che sì, è vero, mancava ancora questo, ma era un'azione sola essenzialmente, nel senso che verificare con gli utenti viene assegnato per un premio, ci sarà un'azione che dice verifica utenti e comunica il segnale che dice informa gli utenti che ha vinto il premio. Me lo faccio poi, ma non vorrei perdere tempo adesso a fare una cosa che è puramente sequenziale. Tanto queste file nel momento in cui lo salvo su quel link che trovate sul sito potete scaricarle in qualche momento. No, invece per quanto riguarda il caso d'uso, assegnazione e assegnazione alla squadra, a quale parte di processo è relativo? È relativo essenzialmente a questa parte. Il caso d'uso, adesso noi non abbiamo fatto il diagramma di casi d'uso, il testo ci dice, ipotizzando che tu abbia fatto un diagramma di casi d'uso a livello di ERGOL e uno di questi casi d'uso a livello di ERGOL fosse uno che si chiama assegnazione della segnalazione alla squadra, come si svilupperebbe questo? Allora, questo mi dà il goal, l'assegnazione di una segnalazione ad una squadra. Assegnazione con fermo o no? Cioè io mi devo fermare, questa è la domanda chiave. Mi fermo qui o devo aspettare che l'incarico sia accettato perché, e quindi provare a cercarne un altro? Io, ufficio manutenzione, considero una segnalazione assegnata ad una squadra. Quando ho detto ok, lo propongo alla squadra 7, punto, e quindi ho finito il mio obiettivo, ho finito il mio caso d'uso, poi se la squadra 7 dice no, c'era un altro caso d'uso in cui dovrò di nuovo darmi come obiettivo affidare una segnalazione, che guarda caso è sempre la stessa, a una squadra che sarà diversa. Ma li vedo come per giusto separati. Quindi una segnalazione potrà essere affidata una volta a una squadra, se sono fortunato la prende subito, oppure potrebbe essere affidata più volte a squadre diverse fino a quando una non accetta. In questo caso sarebbero tante volte esecuzioni diverse di un caso d'uso molto semplice. Ipotesi 1. Ipotesi 2, no, per me l'assegnazione di un di una segnalazione di una squadra è quando finalmente sono sicuro che quella squadra ha accettato. E allora
tutto il circolo di proporlo a più squadre diverse fa parte di questo caso 2. Cos'è che distingue se sono nell'ipotesi 1 e nell'ipotesi 2? Il tempo di risposta. Se il tempo di risposta della squadra, del capo squadra, questo ritardo che c'è qua in mezzo, se il tempo di risposta è immediato, breve, brevissimo, minuti, massimo minuti, massimo qualche minuto, allora posso pensare che l'ufficio manutenzione abbia lì la scheda di quella segnalazione, l'abbia affidata a una squadra e poi ci sia una quersidra lampeggiante o qualcosa che gira che dice aspetta un attimo che siamo in attesa della risposta del capo squadra. E lui entro un minuto deve rispondere. Se risponde di no, immediatamente in quella videata passo direttamente alla seconda squadra e così via. Okay? Allora in questo caso io posso pensare che un caso d'uso si concluda quando finalmente ho occupato questa cosa a risposta. Invece se il tempo di risposta del caposquadra possiamo ipotizzare che sia più ampio, 10 minuti, mezz'ora, magari dentro un tombino in mezzo alla strada che sta facendo delle cose, quel poveretto, e allora non posso immaginare che quell'ufficio manutenzione sia bloccato su quella videata per mezz'ora col suo cursore lampeggiante, con i suoi pallini che girano, no? In attesa, cioè questo qui poverino spara, dovrà guardare per mezz'ora i pallini che girano, no? E quindi il caso d'uso non può avere una durata così lunga con delle pause in mezzo. Allora a questo punto dovrò proprio immaginarlo dicendo ti faccio l'affidamento, poi se questa cosa torna indietro con un rifiuto sarà il sistema che mi mostrerà di nuovo quella stessa segnalazione. Ma nel frattempo io ho fatto la mia azione limitata nel tempo, l'ho proposto in una squadra e poi ho potuto gestire delle altre. Perché il problema di stare lì fermo per 30 minuti sulla stessa videata non è tanto che non è solo che ti annoi, ma che sei bloccato su quella e non ne puoi fare un'altra. In parallelo, perché di nuovo l'operatore è uno. Ok? Quindi i casi d'uso, diciamo sempre, quando li abbiamo descritti, sono attività, azioni che portano un obiettivo che sono limitate nello spazio e nel tempo. Qualche cosa che non si può svolgolare per ora. Sì, magari si scrive un capitolo in attesa, si svolgola per ore, ma non sono ore di attesa, sono ore attive essenzialmente in cui l'utente sta facendo cose. Ok? Quindi vediamo un po' come dobbiamo interpretarlo noi, dobbiamo scegliere noi l'interpretazione. Se il tempo di risposta è dell'ordine di massimo un minuto o due, non andrei oltre assolutamente, allora si può pensare che l'operatore rimanga in attesa. Se invece è più lungo di questo, allora si deve pensare che l'operatore fa questa azione e poi considera concluso il suo caso d'uso. E poi magari se la risposta sarà no, lo dovrà ripetere con un'altra squadra, va bene. Ma nel frattempo ha fatto altre cose. Nel frattempo era libero, non era dentro l'esecuzione di quel caso d'uso. Dal punto di vista del sistema, io posso avere 100 casi d'uso tutti in esecuzione contemporanea. Dal punto di vista dell'attore, lui uno è. Un paio di mani e un paio di occhi solo lì, e quindi può eseguire, può essere dentro un solo caso d'uso per volta, l'attore, l'utente. Ok? E non dobbiamo imprigionarlo. In questo caso, l'ho fatta lunga, ma in questo caso credo che il tempo di risposta da dare al caposquadra debba essere generoso, perché lui è sul campo che sta facendo un lavoro. E quindi io interpreterei il caso di studio semplicemente, e qui me la cavo facilmente, poi a livello di esecuzione dell'esercizio, semplicemente scelgo la squadra, la incarico e io sono a posto, ti ho dato l'incarico. Sarà poi il sistema che mi richiama in gioco, a me facciamo attenzione, se per caso con lo stesso, quell'incarico lì è andato, ma non è andato a buon fine perché è stato rifiutato, e allora vabbè, lo ridarò a qualcun altro. Ok? Tanto appunto, se muoio qua, se va male, è il sistema da solo che deve gestire la ripetizione di questa attività.
Okay? Quindi la differenza è il caso d'uso è limitato a questa azione, oppure il caso d'uso comprende la ripetizione di queste azioni. Alla fine le azioni sono esattamente le stesse, le scelte che vengono fatte sono esattamente le stesse, la differenza è una differenza di tipo temporale. C'è un contesto spazio-temporale che si mantiene, o questo contesto viene interrotto da altre attività, da altre cose, da altre pause. Se viene interrotto sono più casi di diversi. Allora, con questa interpretazione, che in questo caso specifico mi sembra l'unica che abbia senso, il caso di studio è molto semplice, il caso d'uso è molto semplice da descrivere. Perché significa prendere un caso d'uso, rubiamo dal testo i titolini, no? Copia, incolla. Il caso d'uso che mi chiedevano di implementare è assegnazione della segnalazione alla squadra. E qui devo fare molta attenzione a qual è l'obiettivo che dichiaro nell'intention in context. Cioè l'operatore, l'attore che è, mettiamolo qua per primo, che è l'ufficio manutenzione, l'ufficio manutenzione è soddisfatto di aver raggiunto l'obiettivo quando è riuscito a proporre ad una squadra un intervento, non quando è riuscito a farsi accettare l'intervento della squadra stessa. Quindi l'ufficio manutenzione vuole proporre ad una squadra l'intervento relativo ad una segnalazione pervenuta. In questo caso d'uso gestisce una segnalazione. Se sono arrivate 10 segnalazioni, in questo caso d'uso dovrò entrarci 10 volte. In ogni volta smisto una segnalazione ad una squadra, la quale poi mi risponderà di sì o di no, ma questa risposta avverrà dopo che il caso d'uso sarà finito, dopo che io avrò fatto il mio pezzettino di lavoro. Lo descriviamo a livello user goal, chiaramente, e l'ambito è il sistema di gestione semafori server centrale. Non è l'app, ma è l'applicazione centrale che gestisce questo caso d'uso. Quindi la parte del sistema informativo che la implementa è la parte del servizio centrale, l'interfaccia web principale. Vabbè, gli stakeholder di questo caso d'uso sono ovviamente l'attore primario, ma perché per smistare le richieste sono la squadra per avere richieste da svolgere ma adatte, cioè adatte nel senso che sono vicine, sono nella loro zona eccetera eccetera, e il cittadino che in questa fase non è coinvolto operativamente, ma sicuramente è interessato, anzi è lui che ha fatto segnalazione, no? Per avere il problema risolto, per avere la soluzione del problema, del guasto. Allora, precondizioni. Quali sono le condizioni che ti potrebbero impedire di proporre una squadra di intervento relativo a una segnalazione pervenuta? L'unica condizione che ci vede è che ci sia almeno una segnalazione. Se non c'è nessuna segnalazione non posso fidare una squadra, se c'è almeno una segnalazione
Quindi la condizione, se vogliamo, è esiste almeno una segnalazione. Non ancora confermata. Scusate, confermata è la parola giusta. Non ancora accettata. Accettata. Bene. Dal diagramma delle attività, sì, forse, vediamo com'era. Sì, perché c'è una nuova segnalazione inserita. Quindi potrebbe essere l'esempio. Sì, esatto. Per tutte quelle che sono nel diagramma delle attività possono anche essere tutte. Quindi questa è una di quelle che poteva essere tutte. Allora, garanzia di minima, garanzia di successo. Mi piacerebbe, ma non è questo il caso, scrivere che abbiamo trovato una squadra che eseguirà l'operazione. Non è questo il successo, noi ci accontentiamo di un successo molto più piccolo. La garanzia di successo è che la segnalazione arriva ad una squadra. Una squadra è stata invitata ad occuparsi della segnalazione. E come garanzia minima, niente, non ho invitato nessuno a fare niente. Se qualcosa va male, ammesso che qualcosa possa andare male in questo caso. Trigger è un caso d'uso attivato dall'utente o attivato dal sistema? Potremmo immaginare, punto, questa è una risposta che avrebbe già la risposta, cioè è una domanda che avrebbe già la risposta se avessimo fatto il diagramma dei casi d'uso, allora avremmo deciso se era, a quel punto ci saremmo posti questa domanda, questo caso d'uso attivato dal sistema o dall'utente. Non l'abbiamo fatto, proviamo a pensare cosa avremmo fatto. Questo potrebbe essere effettivamente un caso d'uso attivato dal sistema. Cioè l'ufficio manutenzione sta facendo altre cose, il sistema dal cittadino ha ricevuto una segnalazione, avvisa, informa, notifica, apre un pop-up, una finestra che dice guarda che c'è una nuova segnalazione, puoi gestirla. Perché altrimenti magari facciamo sta facendo altre cose e andrà a guardare il sistema dopo ore, no? Lasciando le squadre, oppure è sempre lì che fa aggiorna per vedere se arriva qualcosa di nuovo, se fosse un caso d'uso iniziato dall'utente. Questo è un caso d'uso che sappiamo esattamente quando può iniziare nel momento stesso in cui la segnalazione del cliente, del cittadino è arrivata. Quindi il sistema può dire all'ufficio manutenzione, senti, c'è una nuova richiesta, guardala. Poi sappiamo sempre che quando il sistema dice guardala, l'ufficio di manutenzione può dire no, prima vado a mangiare un panino, cioè non è obbligato a gestirla subito. Però il fatto che inizi a gestirla è conseguenza di uno stimolo, no? Di una richiesta del sistema e non di una richiesta, di uno stimolo suo interno, tipo ah, adesso devo fare questo. Quindi in questo caso c'è un trigger che è l'arrivo di una nuova segnalazione. E allora, come si svolge questo? Allora, visto che immaginiamo che sia iniziato dal sistema, il primo passo sta al sistema. Quindi, passo 1, il sistema avvisa l'ufficio, manutenzione, che vi è una nuova richiesta. A questo punto l'ufficio manutenzione cosa fa? Ovviamente questo è un avviso, una notifica, non ci saranno tutte le informazioni, tutti i dettagli, si dice c'è una nuova richiesta. Quindi a questo punto l'ufficio manutenzione chiede di assegnare la squadra alla richiesta.
ci sarà un bottone assegna squadra, oppure visualizza richiesta, o gestisci richiesta, qualcosa di questo genere, al cui sistema informativo cosa gli fa vedere? L'elenco delle squadre. Visualizza i dettagli della richiesta ed elenco delle squadre candidate. Elenco delle squadre candidate che il sistema informativo aveva calcolato qua, determina le squadre più scariche che operano nella zona. Lo farà vedere l'utente che poi qua in questa azione seleziona le squadre da incaricare, avrà di fronte a sé per poter selezionare la squadra, per poter selezionare la squadra dovrà avere di fronte a sé le varie alternative. Questa azione, determinare le squadre, non c'è, non la vedo nel diagramma dei casi d'uso, in quanto è un'azione interna al sistema che non coinvolge l'interazione con l'utente. Quindi tra quando l'utente gli ha detto voglio assegnare la squadra e quando il sistema visualizzerà l'elenco delle squadre possibili, in mezzo lì il sistema ha calcolato le squadre. Ma il calcolare la squadra non implica la sua interazione con l'utente, quindi qua non lo vediamo. Vediamo un elenco di squadre che arriva dall'alto, il sistema lo sapeva, ma non lo vedeva. E tutte le azioni in cui il sistema fa dei calcoli, invia dei segnali, riceve dei segnali, eccetera, non compaiono mai. E a questo punto l'utente, 4, l'ufficio manutenzione, seleziona una squadra da incaricare. Schiaccia sulla 3, perché la 1 e la 2 non erano qui. A quel punto è finito. Possiamo dire che, ancora giusto per dire, che schiaccia un bottone, il sistema la conferma, l'avvenuto incarico e termina con successo. Dicevamo successo relativo perché non sappiamo che si può accettare, però in questa fase, questo possiamo fare. Quindi il sistema visualizza l'elenco delle squadre, punto 3, punto 4, facciamo attenzione alla selezione delle squadre, la terza, e il sistema dice ok, abbiamo inserito la terza squadra. Fine. Se ci fossero altre segnalazioni da gestire, ricominci da inizio, con un'altra notifica e poi la gestirai. Tenendo presente che la notifica potrebbe essere di una nuova richiesta, ma anche di una richiesta vecchia riciclata. Cioè il trigger c'è sia per la richiesta appena giunta dal cittadino, sia per una richiesta che era già giunta tempo fa ma era stata rifiutata da una squadra precedente. Quindi alle 8 del mattino ho incaricato la squadra 2, la squadra 2 alle 9, perché nel frattempo faceva altre cose, mi ha detto no, e allora alle 9 e un secondo arriverà una notifica che dirà guarda che c'è una richiesta da gestire. Tu guarda, è la stessa richiesta che ho già provato a gestire alle 8, ma non è andata a buon fine. Ma dal punto di vista dell'ufficio manutenzione non cambia nulla. Sa il sistema, magari se è furbo, che in questo elenco di squadre non gli propone di nuovo quella che ha appena detto di no, ovviamente. Però la gestione di una richiesta appena giunta, la gestione di una richiesta rimbalzata da una squadra, mi sembra che siano identiche dal punto di vista dell'ufficio manutenzione. Ok, questo è lo scenario principale, sempre successo. Insieme di passi minimo diretto che porta al successo. Le estensioni possibili quali sono? Allora, beh, il primo passo è quello di inizio, quindi un'alternativa, l'alternativa che non venga fatto, cioè che non sia nel caso d'uso. Passo 2, l'ufficio di manutenzione chiede di segnare alla squadra, la richiesta significa semplicemente conferma, clicca sulla notifica, se no non lo clicca e semplicemente ci sarà poi una lo mettiamo poi a fattor comune, cioè quando l'ufficio deve interagire, se non interagisce per un tot di tempo, il caso d'uso termina con fallimento. No.
quindi il punto 2 e il punto 4 possiamo fare che metterlo come scriviamo per primo punto 2A 4A ufficio manutenzione non risponde, non agisce dopo x minuti, allora termina con fallimento. E poi in qualche modo bisogna, dovrà rientrare, no? Ma questo, l'inattività dell'attore è sempre possibile tutte le volte che spetta l'attore agire. Quindi il punto 2, l'unica alternativa è o clicca dicendo sì, va bene, adesso segniamo questa squadra, oppure non lo fa e allora dopo un certo tempo verrà interrotta la richiesta. 3. Il sistema visualizza i dettagli della richiesta e l'elenco delle squadre candidate. Allora, la richiesta esiste, c'è, perché ce l'abbiamo nella precondizione. Ce l'abbiamo nel diagramma di attività, siamo sicuri che se siamo arrivati qua, se siamo arrivati a mandare una notifica all'utente, di sicuro c'è una richiesta. Quindi non devo gestire come eccezione il fatto che la richiesta magari non ci sia. Sono sicuro che c'è, l'ho messa come precondizione. Non è possibile errore da gestire. Un errore possibile da gestire però invece è che l'elenco delle squadre non ci sia. Non ci sono squadre disponibili, il sistema non trova squadre. E questo semaforo è in una posizione talmente sfortunata che non è coperta nessuna zona, quella zona è coperta solo da una squadra, quella lì è già iperimpegnata, non so quali sono i criteri, però può darsi che il sistema non sia in grado di determinare l'elenco delle squadre disponibili. E allora in qualche modo devo gestirlo, quindi può darsi che il sistema, condizione 3A, non esistono squadre disponibili. Quindi cosa succede qua? Che il sistema ti manda una notifica, c'è una segnalazione, tu clicchi su questa segnalazione, il sistema ti fa vedere, allora la segnalazione è questa, 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 questi sono i dettagli, ma purtroppo non ho squadre da proporti. È un errore che posso recuperare in qualche modo? Allo stato attuale direi di no, senza rompere le regole. No. Uno potrebbe dire, beh, l'ufficio manutenzione può rompere le regole, può dire, vabbè, visto che la segnalazione va gestita, incarico una squadra in un'altra zona. Potrei dirgli, fammi vedere le altre squadre, non quelle che tu hai predefinito in base al tuo algoritmo, ma fammele vedere tutte, poi decido io, se volessi. Oppure possiamo alzare le mani e dire, vabbè, non ci sono squadre, riproveremo più tardi, un altro momento. Ok, quindi, come sempre, nel mondo reale probabilmente cercheremo di gestirlo in qualche modo, responsabilizzando comunque la persona, l'operatore che è lì e fa quello di mestiere, quindi è sicuramente la sa più lunga del sistema, oppure in questo caso una soluzione semplice, e all'esame le soluzioni semplici sono sempre le migliori, è determinare. Allora, se invece non capita questo, vuol dire che il sistema mi ha mostrato un elenco di una o più squadre. E l'ufficio di manutenzione deve selezionare una. Allora, ho detto una o più squadre, devo fare due casi diversi a seconda che siano una o che siano più di una? Ve lo chiedo, Cioè, se nel punto 3 c'è una, se nel punto 3 non ci sono squadre, allora vado in 3A. Se ce n'è una o se ne sono 5, in realtà faccio la stessa cosa o devo distinguere, devo fare cose diverse? A me non pare che sia uno diverso da fare. Così come anche il punto 4. Vorrei dire che se ce n'è una sola devo scegliere quella. Ma non posso bypassare quel passaggio, no? Non è che se c'è una sola viene scelta in automatico. Comunque io voglio che l'operatore la scelga, vero? Quindi che sia una, che siano due, lui dirà, vabbè, me ne hai dato una sola, dico di sì, va bene quello. Però quel passaggio non glielo posso far saltare. E se fosse 2, 3, 5, 10, uguale. Quindi non ci vedo molte differenze. Non ci vedo differenze da gestire in questo caso.
No, a differenza dell'altro esercizio che avevamo fatto con il vaccino, se ce n'è uno solo è inutile, ti salto la scelta e ti scelgo automaticamente quello. Quindi dipende dai casi. Allora, qui in questo caso, se ce n'è almeno una, va bene, l'ufficio manutenzione seleziona una squadra da incaricare, quindi può selezionare una squadra oppure non selezionare niente, il 4A che avevamo scritto sotto. 4 seleziona, 4A non seleziona. Possono succedere altre cose? No. A meno di nuovo di non dire, no, queste squadre che mi ha proposto non vanno bene, fammele vedere tutte. Ecco quello che dicevamo prima, nel caso in cui non ci fosse nessuna squadra. Per permettere all'utente di selezionare in un ambito più ampio, però abbiamo deciso di non gestirlo in questo modo. E quindi a questo punto abbiamo finito, perché a questo punto la squadra, la proposta del sistema, non c'è possibilità di errore. Dopo che l'ufficio l'ha selezionata, il sistema non può fare altro che dire va bene, ho mandato la segnalazione a quella squadra. Quindi, come dicevo, è molto semplice questa narrativa. Proprio perché perché non sto ad aspettare la risposta. Se stessi aspettando la risposta, allora dovrei... Non mi potrei fermare qua, quindi non terminerebbe con successo, dovrei dire che a un certo punto, dopo un po', il sistema notifica la risposta, quindi abbiamo due azioni del sistema, una è partita l'azione, due è conclusa l'azione, ho mandato notifica, ho ricevuto la risposta, e nel frattempo l'utente è in attesa, quindi non fa nulla, e poi nel caso in cui fosse negativa dovrei tornare su al punto 3. Quindi avrei due passaggi in più. Dimmi. No, io dico qui l'elenco delle squadre, questa frase la posso scrivere se ci sono delle squadre. Però io non ti posso garantire a priori che ci siano delle squadre. Proprio per questo ho messo il 3A, perché nel caso in cui non ci siano delle squadre non posso fare questa azione 3, farò questa azione 3A. Quindi il 3A non viene dopo il 3, viene al posto del 3. Se non posso fare il 3, perché? Perché non esistono squadre, allora faccio 3A. Quindi le estensioni sono alternative rispetto a che, però le valuto prima. O faccio 3 o faccio 3. Normalmente faccio 3, ma se capita che non ci esistono squadre, allora faccio 3. Ok. Il mock-up non è lungo, ma direi che in 9 minuti o in 10 minuti non ce la facciamo a farlo, quindi direi di rimandarlo la volta prossima, magari arrivando già abbastanza preparato. Non è lungo perché quante sono le videate? Passo 1, 2 è la notifica, è l'accettazione della notifica da parte dell'ufficio. Seconda videata è questa, visualizza l'elenco, e la terza videata è semplicemente una conferma, quindi molto semplice, ma inutile correre per farlo in 10 minuti, che non ce la faremo mai. Allora, lasciamo in sospeso ancora questa piccola parte, e la settimana prossima andremo avanti sempre con altri esercizi di esame. Fatemi poi sapere eventualmente, se volete, che la settimana prossima io, se non mi fate sapere nulla, prendo un altro tema d'esame, un altro appello. Se invece preferite, possiamo vedere insieme quello del laboratorio di mercoledì. Magari appunto vedendolo più rapidamente di questo, perché avete già provato a farlo, quindi dedicare un po' di tempo a risolvere insieme quello del laboratorio, e anche giovedì prossimo fare il prossimo soluzione del laboratorio. Così magari lavoriamo su qualche cosa su cui avete già provato a cimentare.